nessuna indicazione di atto doloso. È quella accidentale la pista privilegiata nelle indagini sulle cause dell'incendio che ha parzialmente devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi. 5 società sono intervenute nel cantiere, gli inquirenti hanno cominciato a sentire i lavoratori, in totale una 15ina di operai. L'incendio è stato in parte collegato al cantiere di ristrutturazione della Guglia Gotica. Il pubblico ministero è stato molto chiaro, nulla ci porta a pensare che ci possa essere una causa diversa da quella accidentale, ma in ogni caso ci sono 50 investigatori impegnati nell'indagine e faranno emergere tutta la verità. Secondo le prime indicazioni dei pompieri, il rogo si sarebbe sviluppato da un'impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro, mentre il quotidiano Le Parisien cita una fonte di polizia secondo la quale una saldatura sul telaio di legno avrebbe causato il primo focolaio. L'incendio era molto importante al nostro arrivo e la strategia del generale Gallet, che dirige i vigili del fuoco di Parigi, è stata quella della compartimentazione, cioè lasciare bruciare una parte dell'edificio, purtroppo, ma per salvare tutto il resto. Due campanili, le campane e l'intera struttura, in modo da poterla poi restaurare. Ho sentimenti contrastanti perché da un lato, come tutto il resto del mondo, il mio cuore è spezzato di fronte a questo grande tesoro in fiamme, non solo per Parigi, non solo per la Francia, ma per tutto il mondo. D'altra parte devo dire che sono positivamente sbalordita per tutto quello che è stato salvato. I vigili del fuoco devono essere ringraziati per l'incredibile lavoro che hanno fatto. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Interni, la chiesa è salva grazie a un blitz durato 15-30 minuti di 20 eroici pompieri che, rischiando la vita, sono entrati nelle due torri della cattedrale per affrontare le fiamme dall'interno.